Onorevole Gianni, per concludere questa prima parte dei lavori. Io intanto sono invidioso di questo tuo affetto verso l'onorevole Santori che non l'hai dimostrato per me. Io mi sono candidato in Sicilia, sono stato eletto senza due voti e questa cosa mi disturba, eh? No, 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 no. Sto scherzando. Per concludere la giornata odierna passiamo dalle proteste alle proposte. Le proteste servono ad alzare il velo che c'è sui problemi, ma servono le proposte. Se vogliamo ragionare lucidamente e freddamente, quanto costano le bonifiche? Quanto costano gli interventi per evitare che si continui ad avere malati che hanno un costo economico, sanitario, sociale e lavorativo? Costa di più prevenire o costa di più curare, intervenire, eliminare il problema? Oggi credo che la cosa che viene fuori è che intanto c'è la necessità di una legge quadro, perché altrimenti ci perdiamo all'interno dei meandri di queste centinaia di leggi che si rincorrono dal 1908, dal momento in cui per la prima volta a Torino ci fu l'intervento di un magistrato su un tema che riguardava appunto malattie del polmone, quindi il silicio e quindi anche l'amianto, eccetera. Ad oggi quanto tempo è passato, quanto acqua è passata sotto i ponti, quanti malati ci sono stati, quanto è costato alle famiglie la perdita del capofamiglia o di chi è morto, allo Stato quanti soldi è costato curare la persona e non averla al lavoro per tanto tempo, perché purtroppo questa è una malattia lunga che quando comincia non finisce più se non con la morte della persona, ma che costa allo Stato non sappiamo quanti soldi per curarlo e quanti soldi costa alle aziende che non possono utilizzarlo, fra virgolette, per essere cinici. Allora cosa dobbiamo fare? Secondo me è arrivato il tempo di fare una legge quadro e all'interno della legge quadro mettere anche la possibilità degli interventi programmati per le scuole, le caserme, le navi, le barche e quant'altro, andando a vedere come fare ad intervenire dal punto di vista pubblico e dal punto di vista privato. Perché il tema è che tutti sapevano. Tutti sapevano, ma nessuno è intervenuto. Governo di centrodestra, di centrosinistra, di centrodilato, di obliquo e compagnia bella, il problema è che non è intervenuto nessuno e se non ci fosse stato oggi questo intervento pesante che ormai va avanti da qualche anno, non saremmo qui a discutere e tutto sarebbe nell'oblio. Allora, mi pare che possiamo ringraziare l'avvocato Bonanni. Io personalmente devo ringraziare anche Calogero Vicario, che è responsabile per la Sicilia, che è un termine medico, diremmo che è una malattia particolare, che lui è come la zecca, si attacca e non si eleva fino a quando non troviamo la terapia. E queste sono le persone che ci vogliono oggi per stimolare le coscienze, per scuotere, per rendere visibili, per sensibilizzare. Perché abbiamo un problema economico che purtroppo è come il cane che si morde la coda, è un problema economico che se non si affronta diventa sempre più pesante, meno si affronta, più pesante diventa, più difficile diventa affrontarlo. Quindi, legge quadro, programma, interventi. Grazie all'avvocato Bonanni, a Carlo Giuliano, a tutti voi per la cortesia e per la sensibilità dimostrata essendo qua.